È un messaggio di fiducia nel futuro della moneta unica, quello che hanno comunicato Mario Monti e Nicolas Sarkozy. Il premier italiano, ricevuto all'Eliseo, ha incassato il sostegno del presidente francese agli sforzi di risanamento effettuati dal suo governo. Il 20 gennaio Sarkozy ricambierà la visita recandosi a Roma insieme al cancelliere tedesco Angela Merkel. L'Italia e la Francia. Tra Italia e Francia, ha detto il presidente francese, c'è una perfetta identità di vedute sull'avvenire dell'Europa e sul modo di affrontare la crisi di fiducia che sta minando la zona euro. Confiance che è aujourd'hui au cœur de la zone euro. In una fase così delicata per la vita dell'Unione Europea e dell'Eurozona in particolare, è essenziale che ogni Stato membro faccia fino in fondo quello che deve fare dal punto di vista delle politiche di consolidamento di bilancio e delle politiche di riforme nel proprio paese. Il tour europeo di Monti coincide con un momento di rinnovata pressione dei mercati sull'Italia, con lo spread BTP Bund tornato a superare i 520 punti. La crisi del debito nell'Eurozona sarà al centro del vertice europeo di fine mese.